Gli erano stati confiscati in primo grado nel 2015 dalla DIA beni per un valore di mezzo milione di euro, negozi, denaro, auto e case. Di quella notizia ne parlò la stampa locale del sud come del nord perché il soggetto, un pregiudicato del barese, possedeva immobili anche a Rimini. Nel 2018 è arrivata la conferma dei giudici, quei beni avevano una origine illecita. Il 46enne in questione ha avuto precedenti per contrabbando di sigarette, detenzione di stupefacenti, truffa, estorsione ed usura. Attività con cui per i giudici aveva accumulato ricchezze. Con quei soldi nel quartiere Riminese di Viserba aveva acquistato un appartamento e un garage. Ad accorgersi della conferma della confisca, il gruppo antimafia Più la Torre che ora chiede al Comune di riutilizzare i beni a fini sociali. Qual è l'importanza di queste azioni? Lo Stato dà un messaggio importante, ovvero quello di eh, riappropriarsi. Di, di ricchezze che erano finite in mano eh, alla criminalità, quindi eh, lo Stato dice sul territorio: Io ci sono, sono presente. Che ruolo possono giocare le amministrazioni locali nella lotta all'illegalità? La possibilità di, di recuperare e destinare a fini sociali questi beni confiscati dimostra ancora una volta che eh, in realtà le amministrazioni locali giocano un ruolo importante eh, sia nella prevenzione eh, che nel, eh, in un'ottica di di costruzione di una cultura di legalità sul territorio. Qual è l'appello che volete fare all'amministrazione comunale, dato che ha la possibilità di appropriarsi di questo bene? Se vi è la possibilità di acquisire il, gli immobili al patrimonio del comune e poi di procedere all'elaborazione di un progetto di destinazione a fini sociali del bene.